Domenica 16 giugno. Domenica dell'undicesima settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido nella sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Siamo di fronte a un comandamento che tutti conosciamo, che è alla base della vita comune e della giustizia civile. «C'è sempre un motivo», diceva una bellissima canzone di Adriano Celentano. E il motivo che oggi il Vangelo ci propone è la fiducia. Quando non siamo capaci di fare qualcosa, ci affidiamo a chi ha le competenze giuste, perché non possiamo contare solo sulle nostre forze. Ma capita di sentirsi sminuiti in queste situazioni, quasi come dei granellini di senape. La tentazione è molto alta e i rischi possono essere due: correre per fuggire dai problemi o correre per cercare a tutti i costi di risolverli. In ogni caso, non facciamo altro che distruggerci e rimanere soli. La natura invece ci insegna che il senso della vita è l'essere dono, vivere come dono, offrendo ciò che si è e ciò che abbiamo ricevuto. Tutto di noi è prezioso e tutto è inserito in una dinamica di crescita che ci vuole portare a essere come Gesù. Lui ha offerto tutto di sé ed è diventato il seme della vita nuova. Dio si è dato da fare, in Lui ha agito, perché Lui si è lasciato abitare e guidare. Non soffriva di manie di protagonismo, di perfezionismo, di ansia da prestazione. Gesù si è accolto così come era e proprio per quello che era si è donato. Allora poniamoci queste domande. Mi accolgo così come sono? Cosa di me può essere quel piccolo seme per la vita degli altri? Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Productions.